ne arrivati, giusto in tempo. Lei dovrebbe essere Caesar. Bene, signor Caesar, mi fa piacere che sia corso tanto in fretta. Minuta. Avete topi? È forte, eh? 5120 Norton Dale. 4 gennaio, ore 0800. Non dimenticare dentifricio e pellicola trasparente. Noi avremo una certa premura. Volevo metterla in guardia riguardo il topo. Vedo che avete dell'amianto, bene. Scommetto che ce n'è soprattutto nel soffitto. Dovrebbero bastarmi un giorno o due per toglierlo di mezzo. Ok, allora allora andiamo al piano di sopra. D'accordo, bene. Andiamo al piano di sopra. Sì. Ok, adesso sì, andiamo. Ma che fate? Non ci ascolta più ormai. Oh, meno male. Certo, l'esperto è lei. Spero che riesca a risolvere il problema a qualunque costo. È una settimana che cerchiamo di acchiapparlo. Sapete qual è il problema? Le persone normali non hanno il bagaglio psicologico per catturare i topi. Bisogna entrare nella loro mente, capire i loro desideri. In parole povere, bisogna pensare come un topo. Chi riesce a fare questo, a pensare come un topo, è in grado di anticipare le loro mosse. E allora, boom, sayonara, topo. Bella attrezzatura. Ma quello non si tocca, vai! Ecco. Che cos'è? Il bombardone. È una bomboletta insetticida. Funziona pure con i topi. Sì, lo spero bene, perché non potremo sopportare altre intrusioni. Certo, questo secondo il vostro punto di vista. Ma per il topo siete voi gli intrusi. Dammi, ragazzi! Se lavoriamo svelti possiamo produrre abbastanza spago e rispettare le consegne! E così potremo tenerci dalla rue. Sì, buona... sì, no, aspetta, ma dove vai? Vorresti ad aiutarmi? Ho una missione da spiegare, torno più tardi. Ti basta produrre per 1200 cose. Che ti ci vuole? Accendi un fiammifero, hanno paura del fuoco! Thank you.
Immonda creatura. Defecare. In sala da pranzo. Ore 09:15, reperite tracce. Mus communis. Maschio. Dai 10 ai 12 centimetri di lunghezza. Però sono... Ma questo cos'è? Una leggera carenza di calcio. Molto interessante. Di nessuno è. Oh, salve! Parla Ernest Munz della Smunstring. Parlo con il responsabile finanziario della Zepco? Sì? Vinny! Ciao, Vinny! Ci diamo del tu, mi fa piacere. Mio fratello ed io avremmo deciso di riconsiderare la vostra offerta. Vorrei discutere la vendita della fabbrica con te. Oh, no, in ufficio no. Perché non ci vediamo a Elmo Square a mezzogiorno, sotto l'orologio?